Ciao a tutti, perché ciao? Ma bene, adesso ve lo spiego subito. 25 anni fa io sono venuta ad abitare a San Giusto e secondo le ore, no, della giornata dicevo buongiorno, buonasera o quello che era il movimento. E un giorno la signora mi avvicina e mi dice: ma ti, chi credesse? Ambele sì, sdumatiti ciao. Bene, io mi sono adeguata subito, di conseguenza. Non sono poco educata, ma semplicemente è quello che mi ha chiesto San Giusto, è quello che io ho voluto adottare. Lista numero 2, una bella lista, una lista fatta di persone come me che sono nate fuori, sono cresciuti poi nel tempo qui a San Giusto, ma delle persone che tanti di voi non conoscono. Ecco perché ho voluto fare questo incontro così piccolo, queste piccole clip qui, così per farci conoscere un pochettino di più. Abbiamo fatto un volantino che abbiamo imbucato tutti quelli che siamo riusciti a raggiungere, direi tutti, perché da quanti volantini abbiamo stampato dovremmo avere raggiunto tutti. Qualcuno dirà: ma che programma avete fatto? È stringato? Sì, è vero. Questo programma è stringato per un motivo solo. Noi, sulla base di quello che abbiamo raccolto all'interno del paese, abbiamo segnalato, come si chiamano le pillole, no? Di politica, abbiamo segnalato alcune cose, ma tutto quello che dobbiamo fare non possiamo decidere di farlo noi, saranno tutte cose che noi faremo assieme a voi. Voi che ci suggerirete cos'è che è meglio fare, cos'è che è successo, cos'è che bisogna riparare. E noi saremo sempre a vostra disposizione. Comunque vada, però mi raccomando, ci farebbe anche piacere andare in alto, un pochettino. E a questo punto chiedo anche la vostra collaborazione e il vostro interesse nel rispetto di tutto quello che già succede. Noi siamo la lista numero 2. Venite domani, giovedì, perché ci troviamo dalle 18 in avanti per discutere di queste cose. La parola sarà anche vostra. Ciao allora, a tutti, a domani. Ciao a tutti, perché ciao. Ma bene, adesso ve lo spiego subito. 25 anni fa io sono venuta ad abitare a San Giusto e secondo le ore, no, della giornata dicevo buongiorno, buonasera o quello che era il movimento. E un giorno la signora mi avvicina e mi dice: ma ti, chi credesse? Ambele sì, sdumatiti ciao. Bene, io mi sono adeguata subito, di conseguenza. Non sono poco educata, ma semplicemente è quello che mi ha chiesto San Giusto, è quello che io ho voluto adottare. Lista numero 2, una bella lista, una lista fatta di persone come me che sono nate fuori, sono cresciuti poi nel tempo qui a San Giusto, ma delle persone che tanti di voi non conoscono. Ecco perché ho voluto fare questo incontro così piccolo, queste piccole clip qui, così per farci conoscere un pochettino di più. Abbiamo fatto un volantino che abbiamo imbucato tutti quelli che siamo riusciti a raggiungere, direi tutti, perché da quanti volantini abbiamo stampato dovremmo avere raggiunto tutti. Qualcuno dirà: ma che programma avete fatto? È stringato? Sì, è vero. Questo programma è stringato per un motivo solo. Noi, sulla base di quello che abbiamo raccolto all'interno del paese, abbiamo segnalato, come si chiamano le pillole, no? Di politica, abbiamo segnalato alcune cose, ma tutto quello che dobbiamo fare non possiamo decidere di farlo noi, saranno tutte cose che noi faremo assieme a voi. Voi che ci suggerirete cos'è che è meglio fare, cos'è che è successo, cos'è che bisogna riparare. E noi saremo sempre a vostra disposizione. Comunque vada, però mi raccomando, ci farebbe anche piacere andare in alto, un pochettino. E a questo punto chiedo anche la vostra collaborazione e il vostro interesse nel rispetto di tutto quello che già succede. Noi siamo la lista numero 2. Venite domani, giovedì, perché ci troviamo dalle 18 in avanti per discutere di queste cose. La parola sarà anche vostra. Ciao allora, a tutti, a domani. Buongiorno a tutti, mi chiamo Monica Garis, ho 51 anni e sono veterinario. Ho deciso di partecipare a questa avventura
perché condivido, diciamo, gli intenti di tutti quelli che mi accompagnano. In particolare, siccome sono veterinario, intendo mettere la mia esperienza al servizio così, del miglioramento dei servizi che ci sono per gli animali, anche se naturalmente mi interessano anche tutte le altre cose che sono contemplate nel programma. Ciao, sono Arianna, abito a San Giusto da un po' di anni, da 20 anni, e mi sono messa in questa lista nel piacere di occuparmi del sociale e con l'associazione di cui faccio parte mi piacerebbe provare a mettere su un social market e una social house per aiutare le persone che hanno più bisogno. Grazie a tutti e ci occuperemo anche della scuola con il servizio mensa per vedere e assicurarci che comunque i nostri ragazzini mangino in modo decente e se ci fossero dei problemi ovviamente si prenderemo i dovuti provvedimenti. E di tutte le persone, oltre che i ragazzini, oltre che le persone che hanno bisogno, ci occupiamo anche dei nostri amici animali, ci occupiamo proprio un po' di tutti. Grazie a tutti, ciao! Buongiorno, sono Elisa Quaglia, da 25 anni quasi sono residente a San Giusto. Qui ho aperto due attività commerciali e questo mi ha fatto capire che ci sono delle problematiche nel paese. Ero in una delle liste della minoranza precedente. Io mi ripropongo ancora una volta perché penso che ci sia da dare il momento di dare una svolta al paese, studiare delle alternative di richiamo riservate ai nostri commercianti, coinvolgendo direttamente gli operatori sangiustesi. Saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti, Giuliano Balzola, 40 anni, impiegato pubblico. Perché San Giusto? Perché ho una carissima amica da 20 anni con la quale condivido e ho condiviso un sacco di battaglie per la questione pubblica, condivido con lei l'amore della gestione della cosa pubblica. Una gestione trasparente, legale, corretta, al di sopra delle parti. Perché il 25 maggio scegliere la lista insieme per San Giusto? Perché penso che Anna Parich sia il sindaco del cambiamento. Il cambiamento di una gestione amicale e di interesse di questo paese si merita di più, i sangiustesi si meritano più legalità, più trasparenza e allora nell'ottica della continuità delle battaglie degli ultimi 5 anni di Anna Parrish è giusto che gli amici gli vadano in soccorso. Quindi pronto con voi per il cambiamento con Anna Parrish per San Giusto. Buongiorno, mi chiamo Roselli Gianfranco, faccio l'idraulico e sono contento di far parte della lista numero 2. È una nuova esperienza per me e spero che vada tutto per il verso giusto. Arrivederci. Buonasera, mi chiamo Rodolfo Blanchetti, ho 33 anni, sono ingegnere civile, abito a San Giusto quando sono nato e stasera vi parlerò del punto del nostro programma relativo allo sviluppo edilizio. Allora, la nostra linea programmatica che intendiamo sviluppare riguarderà il risparmio energetico. Nei limiti della disponibilità di bilancio intendiamo ridurre l'IMU per chi, strutturando il proprio edificio, sia ad uso civile che ad uso industriale, otterrà una riduzione del consumo energetico di almeno il 40% dell'edificio. 40% dell'edificio. Ci proponiamo inoltre di ridurre il contributo di costruzione per chi intende ristrutturare il proprio edificio esistente, anche in questo caso sia ad uso civile che ad uso industriale. Gli oneri di urbanizzazione che appunto incasseremo verranno utilizzati per riqualificare le piazze esistenti di San Giusto e per eseguire opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Come ultimo punto ci proponiamo di imporre dei limiti all'uso del suolo agricolo e
così come previsto appunto dalla legge in corso di approvazione sui contenimenti dell'uso del suolo. Vi ringrazio per l'attenzione. Sono Luigi Roberto, faccio l'autista, mi occupo del verde, più che altro per la campagna raccolti, rifiuti. Cerchiamo di migliorare sto paese, visto che i rifiuti ce ne sono già abbastanza in giro. Spero di essere all'altezza. No, grazie. Ciao. Buongiorno a tutti, mi chiamo Cristian Di Gregorio, sono un artista lirico e diplomato in giurisprudenza, aiuto mio fratello nel suo studio legale. Ho deciso di candidarmi nella lista civica con la signora Parish perché ho trovato innanzitutto un gruppo eccezionale, un gruppo che ha voglia di lavorare per San Giusto, un gruppo che ha voglia di cambiare San Giusto. Se voi darete a noi la vostra fiducia, insieme riusciremo a cambiare San Giusto, insieme porteremo San Giusto a quella vecchia prosperità che aveva tanti anni fa e libereremo San Giusto da questa vecchia amministrazione ormai stantia che non governa più, anzi non amministra più per il bene dei cittadini ma per clientele personali. Sono Ottavio Panero, sono un imprenditore edile e vorrei contrastare dopo 20 anni questa compagine che abbiamo di fronte e vorremmo dimostrare a San Giusto che c'è gente che probabilmente è anche meglio di quelli che hanno governato per 20 anni. Grazie.